che non senti musica, come la vogliamo definire, leggera? È chiaro che andare in giro deve sentire tutto, ci fai aeroporti, taxi, eccetera. A casa no. La domanda era perché naturalmente è impossibile definire la sua musica. Come sta la sua musica? Come va bene. Ogni tanto ha qualche influenza. Ne sai che influenza. Però ecco, cerchiamo di guardare anche al futuro. Il tempo che cambia molte cose nella vita, più voglia di cambiare le persone. Ti rivolterai a Conan? Stato sicuro. Pensa a quella gente che fa sempre assente una personalità e non è un po' non. Dov'è che stai allontanando? Possiamo sapere che stai notando, lo stai dirigendo, cassendo, cogliendo, qua e là in giro. Mi stai chiedendo che ti ritengo? Ma se vuoi anche, pure che viaggi ti aspettai. Beh, anche se non ci crede molta gente, ma durante la notte viaggiamo tutti in strada, che lo si sappia o no, poco conta. Questo sono... Bravo Franco! Togli, sono gli altri. Fate che la
veramente un bel commentare, grazie, grazie. Però anche per questo cosa mi devi aiutare. Sentiamo. Spazio. Mi hanno incontrato degli operai. Ma non dimentichiamo questi signori che potrebbero venire. Povera parte della vita, abbiamo tutti bisogno di cura nell'ambiente in cui viviamo e interiore. Il fatto è che veramente non era immaginabile che il nostro fosse un paese così pieno di raggi e quindi questo è stato molto. Arriva a pagare l'85% di tasse mettendo tutto dentro, non sono 55 come dicono loro, a parte che paghiamo ancora cose della guerra in Libia, eccetera. E allora dico, a me va bene, anche se aumentano, mi va benissimo, perché non, i soldi non devono portare niente, in realtà. Allora, uno lo fa, però se andassero a quelli che hanno bisogno dei soldi per mangiare, si parla adesso di qualcosa come di un terzo di italiani che è in zona povertà. E tu vai a fare 26 milioni che sono dei contribuenti che te li dà tu capo. Lavoro di una cultura della vista del
uccello leggendario che pare volasse sul lago del Fucino e che è stato ritrovato senza tanto anche sullo, sullo scudo utilizzato dai nazi per lottare contro i romani e affrancarsi dello stato di cittadini dell'impero, e su quello scudo ritrovato nel Fucino c'era già il simbolo della Chimera, un simbolo antichissimo di questa terra e molto legato. Ecco qui il conferimento del simbolo, quale amico ufficiale di questa sindaco. Volevo dire due parole, naturalmente, prima di consegnare il simbolo, è un simbolo di mare, questo popolo forte, combattivo, come hai detto tu, un popolo che ha tra i suoi principali sentimenti l'amore, perdona sempre, c'ha questo senso di altruismo e c'ha questo senso appunto cristiano che ci ha insegnato Gesù, perdono è una cosa fondamentale anche a chi sbaglia. E poi la solidarietà è importante, e ancora di più in questo momento, ecco perché anche la presenza del vescovo vicino sempre a questi momenti difficili che ci chiama noi che siamo.